La stimolazione cerebrale profonda è ormai una terapia consolidata nella malattia di Parkinson, che ormai da 20 anni più o meno rappresenta un trattamento particolarmente nei pazienti complicati, quindi che hanno una risposta non perfetta alla terapia farmacologica, malgrado diciamo, tutti i possibili aggiustamenti che possano essere fatti su di essa. La stimolazione cerebrale profonda si tratta essenzialmente di una metodica che consiste nell'impianto neurochirurgico all'interno di strutture profonde cerebrali di un elettrodo per la neurostimolazione che viene connesso a un generatore di impulsi che viene poi impiantato sotto la pelle in regione clavicolare più o meno. La stimolazione cerebrale profonda convenzionale, quella che tutt'oggi si pratica, è quella che sostanzialmente era stata introdotta come paradigma ormai già 20 anni fa, non ha subito dei grandi cambiamenti da un punto di vista tecnologico e metodologico e pur rappresentando sicuramente un trattamento che ha cambiato realmente le prospettive terapeutiche per questi malati, sicuramente è perfettibile, quindi nel senso che noi impostiamo un valore medio di stimolazione, ma che deve essere concettualmente efficace nel controllare i sintomi, malgrado i sintomi e i disturbi motori della malattia di Parkinson siano tipicamente fluttuanti, che vuol dire che lo stesso paziente nel giro di pochi minuti può passare dal blocco motorio, quindi dall'off o da fenomeni realmente di impossibilità al movimento, alla presenza di movimenti involontari. Le cosiddette discinesie o altri tipi di movimenti involontari che possono essere anche molto violenti. Queste fluttuazioni, seppure sono sicuramente drasticamente ridotte dalla stimolazione cerebrale profonda convenzionale, in qualche misura, soprattutto in alcuni pazienti, persistono e questo particolarmente in relazione al fatto che comunque i pazienti richiedono in generale una quantità, seppure minima, di terapia. Ora, la stimolazione cerebrale profonda adattativa è l'idea che noi abbiamo sviluppato con un lavoro dell'ultimo decennio, da una collaborazione dell'Università degli Studi di Milano con la Fondazione IRCCS Cagranda di Ospedale Maggiore di Milano, che è nata sostanzialmente dall'ideazione di questo sistema adattativo che si basa sulla presenza di un sensore vicino all'elettrodo di stimolazione, alla brevettazione dell'idea e allo sviluppo in qualche modo industriale. Siamo riusciti adesso a raggiungere l'obiettivo di avere disponibile un prototipo esterno per la sperimentazione, per l'inizio della sperimentazione clinica che è appunto appena iniziata. Nel corso del congresso della Società Italiana di Neurologia è stato presentato il primo paziente con l'impianto e il test del dispositivo per la stimolazione cerebrale profonda adattativa e ovviamente la sperimentazione è ancora in corso e potremo avere i risultati definitivi sulla sperimentazione di questo sistema esterno per poi procedere alla sperimentazione clinica per periodi sempre più lunghi di stimolazione adattativa. Si dovrebbe concludere, diciamo così, nelle prime settimane dell'anno prossimo, del 2014, e avremo una risposta definitiva su quello che sono le prospettive reali. Dai dati fino ad oggi disponibili, e particolarmente dalla sperimentazione animale che è stata condotta, quello che emerge è che la stimolazione cerebrale profonda adattativa, che ripeto è una stimolazione cerebrale profonda che attraverso lo stesso dispositivo si adatta alle variazioni e alle fluttuazioni cliniche, ha come diciamo così, vantaggio quello di poter prolungare la durata delle batterie e quindi risparmiare evidentemente energia laddove non è richiesta e invece darne di più quando effettivamente ne è richiesta, quindi ci si aspetta anche un'ottimizzazione del controllo clinico dei disturbi motori della malattia di Parkinson con questi sistemi, fra virgolette, intelligenti. Oltre a ciò, sicuramente il sistema si adatta molto meglio alle caratteristiche individuali del singolo paziente. Vi ricordo che ogni paziente con malattia di Parkinson è chiaramente, come in molte altre condizioni croniche, diverso da tutti gli altri pazienti e questi sistemi, concettualmente si dovrebbero poter adattare molto meglio proprio alle peculiarità cliniche dell'individuo.